Insieme si può, la Filanda e i bambini delle fate sognano e realizzano un gol con i bambini e i ragazzi autistici. Il gioco del calcio è inclusivo, rafforzando ancora di più il binomio sport-autismo, oltre ogni barriera di pregiudizio. È questo il progetto che si è tenuto a Sarno. Il progetto Sognando Goal, che vede coinvolti bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico ed ha come obiettivo un'attività sportiva strutturata, ben organizzata e indirizzata che coinvolga anche le famiglie. Ascoltiamo alcuni dei protagonisti di questo importante progetto. 15 anni che i bambini delle fate sono in tutta Italia. Adesso, grazie al lavoro che abbiamo fatto a Sarno, grazie a Giusy, che è la nostra rappresentante qui, siamo riusciti a creare il primo progetto finanziato. Essere qua oggi a Sarno siamo. Sto cercando di portare un nuovo sociale, non fatto di occasionalità, di donazioni, ma strutturato, coinvolgendo le aziende del territorio, i privati del territorio. E quello che io dico è che se 30 persone si mettono insieme, danno un'ora a testa, forse prendiamo un ragazzo che ha avuto delle difficoltà e lo portiamo in un altro mondo. Nessuno può avere la bacchetta magica per risolvere tutta la disabilità che c'è. 500.000 ragazzi solo con autismo. E pensiamo alle altre anche disabilità. No, la soluzione è un'altra, è che se ognuno di noi, invece di protestare verso l'alto, si guarda le mani e fa qualcosa, una piccola cosa, un'ora al giorno, un piccolo contributo, l'1% del suo tempo, dei suoi incassi, li dedicasse al sociale dei ragazzi che gli stanno attorno, allora sì, cambieremo il mondo. Risolveremo il sollievo alle famiglie, l'inserimento sociale. Tutte le cose che si dicono e poi non si fanno. Stiamo facendo un progetto meraviglioso con i Sì. ragazzi che giocheranno a calcetto, i ragazzi come te. Sì. È merito di questo centro, la Filanda. La Filanda. È nato già un progetto Insieme si può che comunque coinvolge 50, oltre 50 famiglie di tutto il territorio campano. E sono laboratori che vengono fatti in struttura qui in Filanda e sono totalmente gratuiti per le famiglie. Abbiamo creato la prima scuola calcio e quindi questo è Sognando un gol, sarà il sogno che ogni bambino riuscirà a fare un gol grazie a tutti noi. L'idea è partita da me, essendo papà di un figlio maschio. Dal primo giorno che ho avuto un figlio maschio, immaginavo, sai, egoisticamente pure, immaginavo una carriera a livello nazionale, sognando magari quel gol in una finale di un mondiale. Poi è arrivata la batosta, suo figlio è autistico. Allora mi sono detto, non piangiamoci addosso, Giusy, cerchiamo di creare la sua nazionale a Ciro. Ciro merita questo e tanti bambini come Ciro meritano questo.